Da qua a lunedì c'è la grande guerra per i posti in lista. Si chiamano le notti dei lunghi coltelli. Chi sarà candidato nel collegio giusto e chi riuscirà ad avere un buon posto nel cosiddetto listino proporzionale. Insomma, non ci perdiamo dietro tanti tecnicismi. Una sola storia vale per tutti. Ve lo ricordate? Giachetti, ex radicale, si candidò per la sinistra a Roma come sindaco contro la Raggi? Beh, ha fatto un post su Facebook e ha detto: caro Matteo Renzi, io mi candiderò solo nel collegio uninominale, non voglio nessun paracadute, nel collegio proporzionale, nel cosiddetto listino. Chapeau a Giachetti. Se dovesse perdere in quel collegio, dopo 17 anni e dopo aver fatto il vicepresidente della Camera, non ritornerà in Parlamento. Insomma, si gioca tutto. Dall'altra parte invece ci sono un po' di problemini. La Boschi, detta da Vittorio Feltri Bosken, perché si sarebbe dovuta candidare molto lontana da casa sua, e cioè in Trentino Alto Adige, beh, la Boschi sta creando un sacco di pasticci perché a Bolzano non la vogliono. E poi un altro grande pasticcio è il Liberi e Uguali, soprannominato dalla Boldrini Libere e Uguali. Sì, libere come la Boldrini, secondo le indiscrezioni, di candidarsi in 12 diversi listini. La sua candidatura diventa un seggio sicuro. Quello che succede è che però, stando in 12 diversi listini, toglie spazio ad altre donne, perché ci deve essere alternanza tra uomo e donna. In questa maniera, la donna delle quote rosa, del femminicidio, della correttezza politicamente corretta, sbrana e toglie ogni possibile candidatura nella lista da parte di altre donne. E poi anche il Movimento 5 Stelle ci sarebbe un giallo, e cioè le liste completamente cambiate in Veneto. Sul centrodestra, beh, lì le cose sono più segrete, le decidono nelle stanze di Arcore, sapremo solo lunedì quali saranno i coltelli volati e chi sarà sopravvissuto alla selezione verticistica. Bene, in questa realtà che è fatta da battaglie sotto traccia c'è una grande finzione, e cioè quella che saremo noi a decidere gli eletti. Come sempre avviene, i partiti e i loro leader fanno i loro comodi.